Da Torino, dal Salone del Libro ad Arezzo, dal racconto, dal romanzo alla poesia, Passi sui Sassi, come nasce questa raccolta di poesie? Sì, nasce con un fiume che da fiume diventa strada. E mi sono resa conto che le parole che già suonavo nel romanzo, nella raccolta di racconti precedenti, in realtà avevano una particolarità, quello della sonorità. Il mio motto è appunto del suonare con le parole, vengo da un passato musicale e quindi ho cercato di concentrarmi su questa mia caratteristica, sulla sonorità della parola, e mutuando dall'esperienza di avvocato invece quella del significato, del senso, del peso, dell'incisività della parola, ho unito queste due forze che ha la parola in sé e è nata la poesia. Qual è il filo conduttore che lega queste poesie raccolte? Il filo conduttore è quello che ho voluto dare al titolo del libro. Si conclude il libro proprio con la poesia Passi sui Sassi, nasce con una poesia manifesto che è la strada, la route, proprio per indicare come il passo sia la meta che si deve raggiungere, un passo dopo l'altro, e il sasso viene visto come invece seme, come un andare avanti. Ci saranno dei passi particolarmente duri, che io chiamo scorticati, ci sono dei passi invece che sono un momento di riflessione, dei sorpassi, dell'andare a spasso, queste sono le sezioni del libro, fino ad arrivare appunto a Passi sui Sassi. Ecco, questo libro adesso verrà presentato anche a Arezzo, quando e dove? Venerdì vi aspetto alle 17.30, venerdì 9 giugno in biblioteca, con il relatore il professor Geppi Patota e il professor Simone Zacchini, letture di Melania Mattì. Ci tengo particolarmente perché è una giovane attrice, ma darà suono a queste mie liriche.